togli la bandiera, non c'entra, toglila, ti prego, noi siamo cittadini, non siamo venuti neanche a chiedere il voto a nessuno, guardate, non c'è da chiedere il voto a nessuno, vi chiedo solo una cosa, di partecipare questa volta a un pensiero nuovo, a un pensiero di mandarli tutti a casa, perché non ce la fate più voi, non ce la facciamo più noi, e dobbiamo con un pensiero diverso sostituire questa gente che sono dilettanti, dilettanti e parassiti, ne avete qui da 20-30 anni, sono sempre gli stessi. Fatelo passare per cortesia, fatelo passare, non mi accalcate. Per arrivare qua ci ho messo 14 ore, ma com'è possibile? 14 ore treno, quando a Matera non c'è la stazione, quando lo racconto in giro non c'è la stazione, ma forse è la vostra salvezza? Forse arrivano meno? Il lavoro è diventato il ricatto di oggi, il ricatto verso il basso. Scusate, non voglio parlare male, non voglio gridare, voglio essere educato. Non voglio dire una parolaccia, non voglio sputare se non sui fotografi, però, perché siete vicini, no? E mi hanno accusato di demagogia, di populismo, che il movimento non ha soluzioni, non ha niente. Bene, noi abbiamo 19 milioni di pensionati in Italia e si vede l'età media della Basilicata, perché i giovani se ne vanno a una velocità tale che se non adesso non facciamo qualcosa subito, perché non c'è più tempo, sarà troppo tardi, il punto di non ritorno è qui. Fate finta di niente, fate finta quando parlo, poi magari fate una, due, tre, fuggite, scappate tutti. Ciao a tutti, grazie, ciao, ciao, ciao. Lo facciamo un commentino, tanto lo facciamo dal vivo, perché Grillo, no, puoi anche venire a fianco a me, tanto stavamo commentando insieme questo, tu mica sei candidato, no. Che candidato? Che cosa ha detto Grillo? Rimanete in piazza, perché sennò poi a PD non rimane nessuno, infatti troppo dovrebbe salire PD, dicono addirittura dovrebbe esserci Epifani, ci credo poco, però rimaniamo. Effettivamente la piazza si sta svuotando. Intorno a noi si sta svuotando, però è anche normale, potrebbe tornare a riempirsi non appena scompariranno dal palco, immagino, le bandiere del Movimento 5 Stelle. Ma non ho visto persone a Bordocampo, questo è il problema. Ho visto Vito Lupo che si approfittava. Scendendo qualcuno. Vediamo chi c'è, vediamo. Ma mi sa che ricambio, non so, ma bisogna vedere. Sarà in questa piazza. Bravo, bravi. Fra qualche istante avrà inizio il comizio del segretario nazionale del Partito Democratico Guglielmo Epifani. Guglielmo Epifani a Matera questa sera. Io non dico niente. Aspetta, spostiamoci qua, però, che sta l'apparato. Io non dico niente, deve dire lei. Un po' di fischi ci fanno bene, perché ci tonificano un po'. Però devo dire che gli ultimi ricordi di una situazione del genere risalgono bene. No, parli lei. Gli ultimi ricordi di una situazione del genere risalgono, diciamo, ai tempi degli opposti estremismi. Diciamo, mi ricordano un po' bandiere nere, non bandiere bianche. Quindi sono grillini quelli che pensano. Quindi credo che in un sistema democratico chiunque deve avere il diritto e anche il dovere di
quando si sente il nome di un componente, di un esponente dell'altra parte, di un'altra forza politica, non mi sembra, diciamo, una situazione, una condizione utile a trovare soluzioni. Serve però a fare un po' di soluzioni. A parte questo, so che lei non ha paura delle autocritiche quando è rappresentante del PD. Comunque vadano queste elezioni, c'è da fare molto adesso per recuperare un minimo di rapporto con l'elettorato, con i cittadini, con i corregionali in questo caso. Ma credo che ci sia da fare moltissimo, non molto. È chiaro che una situazione come quella che osserviamo, diciamo il sintomo, questo è il sintomo di un malessere, di una situazione che è stata in una certa misura provocata da errori che abbiamo fatto noi, mica ce lo nascondiamo, abbiamo rifatto da capo le liste, abbiamo praticamente rinnovato completamente la rappresentanza all'interno delle liste del centro-sinistra, vuol dire pure qualche cosa. Io vi devo consigliare una cosa, ascoltate un momento. Allora vi devo confidare una cosa, questa esperienza mi fa tornare alla mente altri tempi, quando i partiti democratici, quando in particolare i partiti della sinistra affrontavano nelle piazze certe esuberanze, certe reazioni, certi fischi che venivano da sotto certe bandiere nere. E naturalmente avevamo allora come oggi avevamo la forza per mantenere ed esprimere serenamente, con argomentazioni serie, assumere i problemi e anche interpretare questi fischi in modo intelligente. Abbiamo avuto la forza come Partito Democratico e come coalizione di centro-sinistra di porci interrogativi e di darci risposte serie, stando naturalmente con i piedi per terra e cercando di lavorare per il bene comune. Ciò che invece non abbiamo trovato in questi mesi, in cui pure una grande forza, quella che è stata rappresentata in Parlamento dal Movimento 5 Stelle, che ha parlato pochi minuti fa da questo palco, ci ha dimostrato. Guardate, noi avevamo bisogno in qualche modo anche di un ossigeno come quello che è costituito dalla presenza di una forza a forte valenza conflittuale, esattamente come sono i nostri cittadini, come era questa nostra città, accogliente, disponibile, dialogante, in grado di trasferire anche a livello europeo e far arrivare la parola per il fine, perché adesso bisogna vi state vergognando? Presidente, vi state vergognando? No,
vi dovete vergognare. Perché non chiedi se quelli come loro che sono coinvolti in Emilia Romagna, in Liguria, nella stessa vicenda si sono dimessi? Il grillo qua. No, lo deve dire. E non abbiamo timore di nulla! Davanti a nessuno! Abbiamo timore di nulla! Né dei visti né della magistratura! Perché abbiamo la storia che parla per noi! E abbiamo il valore di una storia, di una cultura politica e personale! Vai, io cerco di fare questo. Andate, andate. Io sono cornuto? Stai fischiando. Gatto? Beh, dimmi gatto. Gatto. E qua stasera la piazza. Se dici che dico succede, poi non c'è il gatto, e allora è gatto. Te lo vuoi dire pure ai Epifani che sta qua? Lui. Non ti capisco. Fischia, cosa dirà? Cosa fischia? Fischia il PD, perché il PD soprattutto in Basilicata è diventato una cappa di potere opprimente. È una piazza o è una piazza di cittadini. I cittadini possono fare quello che vogliono, fischiare. Anche grillini si definiscono tali. Sì, ma vede, se io faccio un comizio non vado a fischiare organizzando comizio di un'altra forza politica, non è democratico. Però voi siete bravi nell'autocritica. No, un minimo di autocritica. Cittadino può fare quello che vuole, come no. Sì, ma certo, ma infatti, come per favore, vado avanti. Adesso vado a vedere perché non sono ancora arrivato. La verità è che si sono sovrapposto due manifestazioni. Occorre gratificare meriti e bisogni. E io saluto da questo palco Epifani, che viene con noi a sostenere la nostra battaglia, che è una battaglia di democrazia, è una battaglia di partecipazione ed è una battaglia che porta la Basilicata di nuovo nel lavoro, in Italia e in Europa. Grazie Matera, ci vediamo alla vittoria! Allora, grazie Marcello, saluto anche il capogruppo alla Camera, Roberto Speranza, grazie per essere qui. Epifani naturalmente da grande lottatore e da grande sindacalista non si lascia impressionare da qualche fischio. Grazie Guglielmo. Buonasera a tutte e tutti, a tutti i cittadini di Matera. Sono qui per portare il sostegno dei democratici italiani alla lotta elettorale, alla battaglia elettorale in questa regione. Domenica si voterà per eleggere il nuovo Consiglio regionale, il nuovo governo di questa regione, e io spero, penso che ci siano tante cittadine e tanti cittadini che continueranno a dare la fiducia alle liste dei democratici e dei democratici. Voglio anche dire che arriviamo a questo appuntamento con un percorso democratico indiscutibile. 60.000 quasi cittadini di questa regione hanno scelto il nostro candidato a governare la regione. Abbiamo rinnovato le nostre liste, abbiamo immesso tanti giovani e tanti giovani donne, molti trentenni, molti hanno fatto un passo indietro e abbiamo spinto avanti chi deve essere il rinnovamento di questa terra. Non ci facciamo
non ci facciamo dar consigli se non dai cittadini che hanno da dirci le cose. Ho detto a Pitella, a Potenza, mezz'ora fa, un'ora fa, che il suo primo compito sarà quello di aprire, di rendere trasparente la regione, di vivere questo suo incarico quando vincerà le elezioni come un incarico al servizio del popolo della Basilicata. Questa è la funzione di servizio che un governatore di una regione deve fare, e deve aiutare la gente che soffre, chi ha bisogno, chi ha perso il lavoro, gli anziani, i giovani. Dobbiamo evitare ai giovani di lasciare questa terra. Questo è quello che siamo impegnati a fare, perché non c'è futuro se non scommettiamo sui giovani. E deve impegnarsi sulle questioni del risanamento ambientale. Noi veniamo da anni e anni, soprattutto nel Mezzogiorno, dove si è fatto di tutto uno scempio. Dobbiamo recuperare i nostri fiumi, le nostre acque, la nostra terra ai cittadini e soprattutto ai giovani. Lo dobbiamo fare in Campania, qui vicino, lo dobbiamo fare qui, e ci riusciremo. E voglio dire che essere democratici vuol dire ascoltare tutti e poi decidere, vuol dire rispettare chi non la pensa come te e avere la forza e l'orgoglio delle sue radici e delle sue bandiere. Questo è quello che voglio dire, a testa alta in questa competizione elettorale, e vedrete che ancora una volta questa regione saprà scegliere e saprà premiare, e continueremo quello che è stato fatto in tanti anni per riscattare questa terra, questa regione, e darle un futuro. Viva i cittadini di Matera, viva i democratici democratici, viva Pitella, viva i nostri candidati, e a tutti in bocca al lupo e grazie. Vai, vai un po' così.